Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi farò vedere alcune tecniche di aumento delle maglie. In particolare voglio parlarvi oggi di aumento delle maglie per il diritto con direzione a destra e a sinistra. Grazie a questa tecnica di aumento delle maglie avremo due direzioni, ma anche, come vedete, aumenti si creano senza i buchi. Questa è una delle tecniche più richieste quando dovete realizzare un progetto. Ci sono anche quelle a rovescio, però si incontrano meno, però vi farò un tutorial in cui ve lo farò vedere anche quello. Intanto partiamo da questo più richiesto. Possiamo iniziare. Qui ho alcuni già realizzato, così potete infatti vedere appunto che grazie a questa tecnica le maglie aumentano in una direzione precisa, o sinistra o destra. Decidete voi, dipenderà dal progetto che state realizzando. Allora, io la maglia di vivaglio non la elaboro, la faccio passare. Aumento non si fa mai con la prima maglia che si elabora, quindi io la prima la lavoro per normale, per il diritto, la seconda e anche la terza, perché io l'aumento la faccio dopo le tre maglie lavorate. Quindi adesso devo fare questa cosa, devo allargare, vedete, devo allargare un po' il lavoro che sto facendo e trovare questo filetto che c'è, vedete questo filetto che si presenta. Devo agganciarlo con il ferro di sinistra da davanti verso il dietro, così, e creo una specie di maglia da sotto con questo filo, vedete? E ora devo fare una elaborazione per il diritto ritorto. Ecco, e far cadere la maglia. Ecco che abbiamo fatto il nostro aumento e abbiamo una maglia in più, una maglia con direzione verso destra. Ora faccio vedere altri, prima, questa la faccio il diritto normale, vedete, le prime due, altre due, scusate. Ora facciamo un'altra insieme, guardate, vado sempre a fare la stessa cosa, cerco questo filetto che quando allargo si presenta, lo aggancio dal interno verso esterno, vedete, e vado a fare una elaborazione di maglia a diritto ritorto. Ecco, poi vado, faccio scivolare giù, eccola la nostra maglia di aumento per il diritto. Ecco, poi proseguo normalmente e poi faccio vedere un'altra insieme. Guardate, andiamo a trovare il filetto, lo agganciamo con il filo di sinistra, ferro, e facciamo un'elaborazione di maglie per il diritto ritorto. Facendo così, appunto, evitiamo creazione dei buchi. Poi procediamo normalmente con il diritto. Ecco, vedete un'altra così? È sempre così. Dovete aumentare tutte le maglie di cui avrete bisogno, sempre seguendo questa tecnica, vedete? Faccio uno per il diritto, poi guardate, vi faccio vedere un'altra, faccio uno per il diritto normale. E ora vi faccio vedere l'aumento. Allargo, trovo il filettino da sotto, lo aggancio con il ferro di sinistra, creo questa maglia, ok? Che sembra una maglia di gettato. E poi vado a fare un'elaborazione per il diritto ritorto. La nostra la maglia in più che si è creata, quella di aumento. Ora vi faccio
faccio vedere anche aumento a diritto verso sinistra. Allora, stessa cosa, dobbiamo elaborare le maglie che dobbiamo fare, poi arriviamo al punto in cui dobbiamo aumentare le maglie. Cerchiamo sempre questo filetto che si crea quando allarghiamo le maglie e stavolta dobbiamo sempre con il ferro di sinistra agganciarlo, però stavolta da dietro, vedete, da dietro lo aggancio e creo questo gettato, vedete? E adesso faccio una lavorazione di maglia per il diritto qualsiasi. Voilà, questa è la nostra maglia di aumento verso sinistra. Rifacciamolo di nuovo insieme. Allora, una normale, quindi guardate, allargo, trovo il filetto, lo aggancio stavolta da dietro e lo porto verso di me, verso avanti. Mi ritrovo di dover fare una maglia per il diritto con una lavorazione normalissima. Ecco. Vedete? Un'altra volta una per il diritto normale, di nuovo allargo, trovo, la porto questa maglia in su, vedete questo gettato della maglia in su dal filetto che si era presentato, da e faccio una lavorazione di maglia dritta normale. Ecco. Poi di nuovo una normale. E un altro aumento, adesso ve lo faccio vedere sempre insieme, guardate, allargo, ok, trovo il filetto, lo aggancio da dietro e lo porto in verso in su, vedete, da dietro verso in su, e si crea questa maglia, questa maglia tipo gettata, e la faccio in lavorazione normalissima per il diritto. Poi una per il diritto normale, due per il diritto normale e così, guardate un'altra volta, facciamola insieme, guardate, allargo, la vado a agganciare da sotto e la tiro verso su, creo questa maglia che vado a lavorare come un diritto normale. Ed ecco che abbiamo fatto aumento a diritto verso sinistra. Vedete i nostri aumenti e così potete fare tutti gli aumenti che vi servono, dipenderà ovviamente dal progetto che dovete realizzare.